Ciao internet e benvenuti su questo canale. Una cosa che può sembrare stupida e quasi inutile, ma controllare il gioco del perno centrale delle piastre è molto importante. Come farlo? Alziamo al centro la moto e si riesce proprio a sentire a mano se c'è qualche gioco. Se c'è, è assolutamente da sistemare. Vediamo insieme. Una volta che siamo in queste condizioni, noi riusciamo a controllare se c'è gioco. Immagina, questa linea qua deve essere bella ferma e noi proviamo a dargli questo movimento qua. Se lei balla, senti quel tac tac tac, senti del movimento, c'è da stringere bene i bulloni. Se non c'è, sei fortunato. Può sembrare un controllo irrilevante, ma va a influenzare tantissimo il comportamento in curva. Tu immagina, tu affronti una curva a destra, a sinistra, quello che è, e ti trovi quel perno anteriore che ha quel millimetro di gioco e ti fa quel giochetto tac tac, e tu senti quella moto che si sbilancia un pochino in curva. Sembra la cazzata, ma questi piccoli accorgimenti sono molto importanti. Nel prossimo video controlleremo anche il gioco della ruota anteriore e come montarla bene, perché molte volte mi è capitato di montarla in modo che una delle forche stava leggermente di quel millimetro un pochino più in dentro e lavorava male. Grazie per la visione e buona giornata.